abbia. Ciao a tutti da Paolo Serafini, trader professionista da oltre 20 anni. Partiamo tra un minuto o due con la diretta. E vediamo, c'è qualche ragazzo qua che sta facendo un po' di confusione in sala. Dopo faremo qualche intervista, vediamo un attimo cosa hanno da dire. Qualcuno, c'è qualcuno che prima del corso non fumava e adesso fuma. E adesso fuma. Ciao, ciao a tutti. Tra due minuti partiamo. Aspettiamo un attimo, vediamo cosa è successo. Ok, stanno eseguendo gli ultimi scambi. Oggi c'è stato un mercato abbastanza fiacco, l'America era chiusa. C'è stata bella volatilità sul Nasdaq, sulle altre... sul mercato, vediamo un attimo che... Ciao, mi raccomando, le domande tenetele per dopo. Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Alessandro. Ciao Pietro, ciao Luigi, ciao Nicola. Sì, oggi sto meglio, non ho singhiozzo, quindi sto meglio. ho avuto qualche problemina la scorsa settimana, però dai, adesso sto meglio. Un attimo che revoco un attimo un ordine qui. Proprio il mouse proprio davanti. Il mouse davanti, vediamo un attimo, vado a chiudere l'operazione. Revoco qualche ordine sul mercato. Un attimo su qualche altro ordine. Un minuto, partiamo con la diretta. L'argomento di questa sera sarà strategie. Siccome qualcuno ha chiesto un argomento particolare per quanto riguarda che non riesce a inserire le strategie sul book, allora gli ho detto, casomai ti faccio vedere come si fa sulle piattaforme a inserire la strategia sul book. Quindi andremo su questa strategia, che la strategia riguarda principalmente mettere stop loss, take profit e entrata. E quindi faccio capire due o tre cose, come mai li faccio io e come... non è che sia la maniera più corretta la mia, è quella che solitamente mi permette di avere degli stop abbastanza stretti, per cui è una tecnica abbastanza che adopero quasi sempre, quindi adopero quella tecnica lì, e casomai se qualcun altro si trova bene a qualche altra tecnica, può adoperare pure qualche altra tecnica. E ringrazio tutti i marsigliesi che anche questa settimana mi hanno mandato delle mail che si sono trovati bene col videocorso. Ripeto, verso la fine di settembre dovremmo essere pronti, fine di settembre, ottobre dovremmo essere pronti per la Marsigliese Plus. Sarà completamente gratuito per chi ha preso già la Marsigliese e naturalmente dopo, alla fine di settembre, il corso penso aumenterà della Marsigliese. Volevo ringraziare anche tutti quelli che hanno mandato le mail sul mio stato di salute. Sì, ho avuto una settimana non bellissima, sempre un po' di giramenti di testa, però alla fine per fortuna si è risolto, sembra si sia risolto per il meglio, e quindi qualche fufavuro che aveva fatto contro mi è andata male. Avete letto là? Ho scritto fufavuro, qualche ragazzo qui ha scritto sulla lavagna, si vede al contrario, aspetta un attimo che giro. Ecco qui, qualcuno ha scritto fufavuru qui sulla lavagna. Adesso vediamo se qualcuno carpisce qualche segreto, speriamo di no. Cos'è che volevi dire? Segreti. Non me li porto nella tomba, mi ha detto i segreti. Allora, ritornando a noi, una domanda che faccio qui in sala prima di partire con la diretta, vediamo se qualcuno di voi risponde. Faccio domanda. Allora, qualcuno ha seguito le dirette tempo fa che ho parlato di brutte e di buone abitudini? Ricordate cos'è che ho detto? Si sostituisce una brutta abitudine con una buona. Adesso non rispondetemi, ho sostituito, anziché un pacchetto di sigarette ne fumo due. Ok? Quindi, c'è qualcuno di voi che ha sostituito una buona la brutta con la buona in questo mese e mezzo? Te, cos'è che hai fatto? Ha cambiato morosa? Ha cambiato la morosa. Qualcuno qui in diretta, vediamo se ha sostituito, se ha fatto sostituito una brutta abitudine con una buona. Esempio, anche magari suonare clacson continuamente quando si è allo stop, che magari quelli che sono davanti a noi non procedono, magari qualcuno col verde ci mette un attimino di più per procedere e fare e passare il semaforo o qualsiasi altra cosa. Cambiare una buona abitudine vuol dire non suonare a quelli che sono davanti a noi, magari che ci mettono un pochino di più a passare lo stop.
non dire una bestemmia, quando ci viene magari di dire una bestemmia, la cosa importante è quella di non bestemmiare, perché il trading è un lavoro che ti porterebbe a bestemmiare, però è bene non bestemmiare oppure non tirare un pugno sulla tavola. Mi ricordo all'inizio tiravo qualche pugno sulla tavola e mi ero mezzo rotto il polso una volta, per cui cercare di non fare queste cose qui. Vediamo se qualcuno risponde, mi metto. Ciao Cristian, ok, la guardi dopo. Ciao Ilario. Allora Ilario, hai cambiato la brutta abitudine con una buona? Vediamo se potete dirlo. Io mi alzo presto alla mattina, perché prima ti alzavi sempre tardi, cioè prima rimanevi sempre a letto alla mattina. Alessandro, ciao Onofrio, ciao Giancarlo, hai cambiato il mentore, bravo. Hai cambiato il mentore, avrei trovato un mentore migliore. Adesso cancello tutti i tuoi video che mi hai mandato, non faccio più share. Mi raccomando, cercate di fare share di questa diretta, specialmente Giancarlo, che anch'io faccio share di tuoi bei video. Ecco qui, Giancarlo, sei Giancarlo in diretta. Giancarlo fa la Thunder, la fa in maniera perfetta. L'abbiamo vista oggi, abbiamo visto una bella Thunder. Vediamo se l'hai presa la Thunder. Non possiamo dire a che minutaggio l'abbiamo fatta, però c'è stata una bella marsigliese sul Nasdaq che ha accelerato bene a rialzo. L'hai fatta Giancarlo? Ciao Paolo, felice sentite, grazie mille Fabrizio, grazie mille a tutte le mail che mi avete mandato, vi ringrazio che vi siete preoccupati, purtroppo questa volta è andata male, sono stato bene, quindi è andata male per il favore. Allora, nella dieta che sto facendo ho eliminato l'alcol e le bevande gassate. Bravissimo Gianni, bravissimo. Vedi, un po' alla volta bisogna sostituire queste piccole cose, dopo vi dico due o tre cose nel trading, dopo andremo direttamente sul discorso del book. Calzavo i pantaloni con la gamba sinistra ed ho cambiato. Parto con la destra, bravo. Vedi, alla fine è servita un po' la diretta, finalmente di venire, grazie mille. Anonymous. Vediamo un attimo Fabrizio, ho smesso di seguire i Fufaguru per un top trader. Va bene, spero di essere io il top trader, vabbè. Comunque hai fatto bene non seguire più i Fufaguru, bravo Fabrizio. Ciao Corrado, ciao Grazia, ciao Giancarlo. Vediamo se l'hai vista Giancarlo la Thunder sul Nasdaq. Mi raccomando non dire ci vediamo al corso lunedì Stefano, ok, perfetto. E allora, un'altra cosa da cambiare, una brutta abitudine che vedo in tantissime persone, è quello di avere fretta sul mercato. Ne ho già parlato tantissime volte della fretta, che non bisogna essere frettolosi a fare l'operazione o a entrare sul mercato. E mi raccomando, là che parlano continuamente. Vedi, sono scatenati là. Dopo me le dite lì, dopo facciamo un ripasso, dopo me le dite le cose. Allora, avete cambiato il discorso? Allora, vi faccio una domanda anche in diretta, anche i ragazzi sono qua, ascoltate un attimo. Quando io giocavo a tennis, che vedevo che il mio giocatore dall'altra parte cambiava il campo velocemente ed era nervoso, per voi io aspettavo, quindi mi stavo lì, bevevo un sorso d'acqua, mi asciugavo i sudori per 30 secondi? Oppure cambiavo velocemente il campo anch'io, quando vedevo che uno era nervoso? Cosa facevo? A secondi la fretta era l'avversario. A secondi quindi cambi campo? No, fai veloce. Fai veloce perché lui è nervoso, quindi devi fare veloce, hai capito? No, ti prendi calma. Io? No, non me la prendo calma, perché essendo nervoso voglio che lui non si calmi, quindi se cambio velocemente il campo anch'io, lui rimane nervoso ancora e quindi lui ha fretta di fare il punto, ha fretta di recuperare, ha fretta di... Quindi la fretta, quando io giocavo a tennis, vedevo che era ancora nervoso. E addirittura vi dirò, il campanello, vabbè, lasciamolo suonare. Allora, addirittura, pensate, cambiavo il campo velocemente, e un'altra cosa che facevo, cioè le tiravo tutte proprio lì vicino a lui, perché non lo facevo correre, perché se io lo facevo, pensateci un attimo quello che sto dicendo, se io facevo correre il mio avversario ed era nervoso, rischiavo di farlo ragionare meno,
fanno ragionare meno, e quindi lui lo metteva in palla dopo. Ok, perché mi è capitata una roba così? Cioè, guarda, questo qua lo facevo correre e alla fine rischiavo che lo mettevo in palla. Invece gli tiravo tutte le palle vicino a lui. Le mettevo centrali in modo tale che lui avesse tempo da pensare di più. Ok, avesse tempo da pensare. Addirittura le tiravo forti, le tiravo piano, in modo tale che pensasse. E lui voleva fare il punto a tutti i costi e tirava forte, quindi le buttava tutte fuori. Quindi una cosa importante è cercare, come vi ho detto precedentemente, non avere fretta. Io adoperavo questi trucchetti con le persone che avevano fretta, quindi se il mercato è nervoso, e noi entriamo per recuperare la perdita, abbiamo fatto subito una perdita, entriamo velocemente, quindi rischiamo di perdere ancora di più. Quindi una cosa fondamentale è cercare di calmarci, andiamo a fare un giro di soldi, ragazzi che ad esempio stanno perdendo di soldi, si fermano 10 minuti, un quarto d'ora, escono fuori dall'ufficio, se non riescono a calmarsi, ritornano dopo un quarto d'ora, 20 minuti e fanno l'operazione. Perché solitamente la fretta è, non va bene fare avere fretta sul mercato, quindi bisogna calmarsi e fare l'operazione dopo, quando siamo un attimino più calmi. Ok, quindi questa è una cosa fondamentale, cercate di ragionare sempre. Ah, l'hai vista? Ok, benissimo Giancarlo. Vediamo un attimo, fatto stamattina marsigliese sui GPB USD, bravissimo, bravo, in H1, bravo. Sì, era bella, l'hanno fatta anche i ragazzi qui in sala. Grazie mille Mario. Ciao Marco. Allora, abbiamo detto allora per quanto riguarda la fretta e le brutte e le buone abitudini che dobbiamo cambiare un attimo. Vi ho detto anche del tennis, quindi la fretta. E dopo facciamo una piccola intervista un attimino, adesso arrivo tra poco, che chiudo e faccio qualche domanda ai ragazzi. Se avete qualche domanda da fare ai ragazzi che sono qui in sala, cercate di prepararvi qualche domanda, casomai la fate anche voi. Se avete qualche domanda particolare da fare, postatela qui e cercheremo di accontentarvi. Allora, andiamo, prima di tornare sulla strategia, vi faccio vedere la strategia sul book. Naturalmente metto un book in simulazione, quindi non è un book con mercato, sì, è un book in mercato reale, però metto l'ordine, faccio subito l'eseguito su un book simulato, quindi non un mercato, quindi non entro sul mercato reale, entro sul mercato simulato. Quindi lo dico prima che magari qualcuno non veda questa cosa qui, però solitamente non entro sul mercato simulato, entro sul mercato reale solitamente. Abbiamo visto Eni che è arrivata a 13,84, oggi ha fatto quasi 13,84, ho visto che è andata su abbastanza bene, sebbene il petrolio, siamo a $54.65 in questo momento qui. Quindi avete visto il petrolio che è andato giù, solitamente avevo detto che Eni è un titolo che solitamente si segue il petrolio, ma non è che il petrolio arrivi a 100 e Eni arriva a 40 euro. Lo segue, ma ogni tanto segue quello che sta facendo il mercato, quindi su determinati livelli valeva la pena di ritentare qualche operazione long. Le mie dirette sono sempre a scopo didattico, non per incentivazione all'investimento, quindi mi raccomando, cercate di non fare le operazioni. Ho detto che l'avevo acquistata sui 13,50 e ne ho liquidato una parte oggi a 13,80, quindi ho dimezzato un attimino il rischio. Nel caso in cui dovesse venire giù, la liquido sopra i 14, ne compro ancora e casomai le tengo le altre per prendere movimento sopra i 14 euro. Naturalmente avete visto che era arrivata a 12,92, 12,93, che aveva fatto il minimo, da quel livello lì ne avevo acquistate ancora, però avevo fatto un'operatività un attimino più di scalping. Per chi non è adatto, perché dopo c'è qualche genio dopo che scrive qualcosa sulla chat, ho detto e raccomando sempre di non fare l'operazione, perché sono operazioni abbastanza complicate quelle che metto in atto io. Però comprare un titolo come Eni per tenerlo a lungo periodo su determinati livelli, ho detto faccio un piano di accumulo, lo tengo per un periodo abbastanza lungo, anche nel caso in cui dovesse tornare giù ne comprerò ancora, faccio un piano di accumulo e a lungo periodo so che su Eni ho sempre guadagnato. Abbiamo visto che sono i guadagni su Eni, non le ho liquidate tutte, ne ho tenute ancora un po' e quindi bene o male ho sofferto 7-8 giorni, ma non ho sofferto più di tanto, perché alla fine avevo recuperato gestendo le operazioni, facendo altre operazioni scalping, abbassando un attimino il prezzo medio, e sono riuscito addirittura a passare anche bene in positivo adesso. Che quindi avete capito bene come ho lavorato su Eni. Vediamo se c'è un'altra domanda. Grazie mille Anomis. La settimana prossima ci vediamo al corso di ottobre, perfetto, ci vediamo a ottobre, ho così tante domande da farti che mi pregherei. No, non preoccuparti, è importante avere, preferisco i ragazzi che abbiano tante domande e togliere i loro dubbi, perché le domande che farai te saranno d'aiuto anche ad altri ragazzi,
L'importante è fare tante domande e non avere poche domande, perché alla fine vieni qua, uno ascolta, non fa le domande, vuol dire che alla fine, non so, o è un genio che ha capito tutto, però solitamente fare domande va bene. Un'altra cosa da fare, com'è che si chiama quello di registrazione? OBS? Sì, OBS. Allora, c'è anche un programma che trovate su internet che si chiama OBS Studio, che addirittura tantissimi ragazzi, qualche ragazzo che mi sta ascoltando in questo momento in diretta, si è registrato le operazioni che ha fatto, le abbiamo viste qui, qualcuno sono riuscito a modificare la sua operatività perché ho visto che c'erano tanti errori, perché altrimenti se qualcuno non mi porta qualche lavoro che fa a casa non riesco a capire se questo lavoro è stato fatto bene o male, perché altrimenti rischia di continuare a perpetrare ancora gli errori che aveva fatto. Quindi la cosa fondamentale è cercare di portare degli esercizi, delle cose fatte a casa, in modo tale che io dopo riesco a capire se era nella buona strada oppure no. Questo ragazzo è riuscito a correggersi da solo perché ha fatto dei video, ci sta ascoltando, e ha visto dopo quei video che aveva fatto il mese dopo, ha detto guarda, ho eliminato tutti i video che avevo fatto il mese prima perché ho visto che avevo fatto un sacco di errori. Quindi l'importante è capire, imparare dagli errori per cercare di non farli più, quindi avere l'abitudine, la buona abitudine di controllare gli errori e sostituire la brutta abitudine degli errori cercando di non farli. Chiaramente eliminare tutti gli errori è impossibile sul mercato, però un po' alla volta, lavorando e guardando anche i video, è una cosa che si riesce a fare. Vediamo, c'è un'altra domanda. Allora, ho così tante domande da farti, per andare via, aspetto tanto anche l'aggiornamento alla Marsigliese, così le domande saranno ancora di più. Vedrai che le domande che tu farai ti darò risposta e avrai meno domande, perché alla fine riuscirai a tradarla meglio, perché avrai anche l'uso di volumi, perché sul primo corso, nel secondo step del primo corso c'è il volume profile che era sul secondo corso, ma adesso l'abbiamo portato sul primo, quindi nel primo corso avrai la possibilità di contestualizzare meglio la Marsigliese e di contestualizzare meglio non solo la Marsigliese ma anche tutti gli altri pattern che ti dirò, tra cui anche la Thunderbar, che la Thunderbar sarà veramente esplosiva con l'uso dei volumi, perché andremo a tradarla proprio su determinati livelli e elimineremo tutte quelle che hanno una bassa percentuale di profittabilità. Allora, andiamo col discorso del book, dopo arrivo, faccio il discorso del book e dopo arrivo. Allora, per quanto riguarda il book, allora innanzitutto dobbiamo capire che noi, adesso vi faccio vedere il book, vediamo se riuscite a vederlo qui sulla mia piattaforma. Vediamo un attimo. Vediamo se riesco ad abbassare o altrimenti mi tocca là in fondo. Aspetta, lo tengo un attimo io. Casomai lo faccio a mano io, vediamo se riusciamo a... Vediamo, adesso metto il book. Tolgo un po' di titoli. Allora, vediamo, ditemi se ci vedete bene. Tolgo questa piattaforma. Allora, ditemi se vedete bene questo book qui, ok? La Thunder è la migliore, perché va bene con la Thunder. Aspettate che sposto questo grafico. Ditemi se vedete bene questo book. Si vede bene il DOM? Ok, perfetto. Allora, una cosa da fare sul DOM. Allora, prima di entrare, abbiamo diverse cose da dire. Allora, prima io posso comprare, metto un book un pochino più leggero, vediamo un attimo, questo è il book del DAX, vado a mettere quello del crude oil, ok, vediamo un attimo, metto quello del crude oil, diciamo 54,72 denaro, 54,73 lettere. Allora, se mi posiziono a 72, acquisto in maniera passiva, in questo momento sarei diventato il primo in acquisto, è passato davanti 28 contratti. Se acquisto qui direttamente vado a comprare, adesso vedete che è veloce, è meglio che lo frizzi un attimo, così frizzo il book, un attimo che lo frizzo, così non si muove più. Allora, se mi posiziono su questo livello qui dove c'è 9 contratti, vedete 9 contratti? Naturalmente metto un contratto io su questo livello qui, diventerebbero 10, vediamo se riesco a... diventano 10 contratti.
per essere eseguito devono passare 9 contratti, dopo tocca il mio turno e diventa, se uno vende 10 contratti vengo eseguito. Quindi vengo eseguito a 54,71 in maniera passiva. L'altra maniera per acquistare è quella in maniera aggressiva, comprare direttamente a 54,72. Nella parte bassa vedete che ho inserito una strategia stop loss 5 con target a 25. Quindi dobbiamo inserire subito nel book, dobbiamo inserire la nostra strategia per mettere il guadagno e la perdita. Ok, è importante mettere subito la perdita e subito il target. Io preferisco avere un target e un... il mercato, il Dow Jones ha fatto una spike veramente importante, adesso è andato giù di 70 punti. Velocemente anche il DAX ha tirato giù una sventola importante, vedete che ha tirato giù un bel ribasso anche il DAX. Vediamo che vi mostro un attimo il grafico velocemente. Il CL, mentre parlavamo, ha tirato giù una bella sventola anche il CL, stava quasi per fare un BHS. Andiamo a vedere anche i mercati americani, forse è passata una notizia in questo momento qui, il Nasdaq avrà accelerato a ribasso certamente, quello qui ha tirato una bella sventola anche il Nasdaq, quindi abbiamo visto questa bella accelerazione. Allora, Masso Ninja 6, si può avere il volume profile, per quale preferisco, la 7 o la 8? Daniele, la 8 è migliore della 7, come però ci sono tanti plugin da inserire sulla 7 e solitamente se ne trovano anche in rete qualche plugin gratuitamente per la Ninja 7, sia su Volley Profile e anche su altri tipi di anche sull'auto. Ciao Emanuele, ok, un po' sfocato. Ciao Paolo, scusa, ma ho una domanda su fuori tema, cosa ho fibra con, allora sì, va bene, comunque va bene, la fibra un 10 millisecondi va bene, sì. Ok, allora andiamo avanti, vediamo se qualcosa... 11,985, va bene, perfetto. Allora, per quanto riguarda il book, allora, io metto la strategia qui sotto, avete visto, metto la strategia, e adesso vi faccio vedere sul book come posso anche inserire una strategia, formarla io la strategia. Quindi chiudo qui. Qui ho il book del crude oil, ho messo, vedete, 5,14 questa strategia, 5,14 vuol dire che quando inserisco un ordine qui dentro, vedete, ho l'ordine pending, vediamo se vengo eseguito in maniera passiva, altrimenti vado a eseguirlo subito in maniera aggressiva. Va bene, mi sono sbagliato, sono partiti due ordini, va bene, chiudo, lo riapro di nuovo. Riapro di nuovo la posizione, eccolo qui, vedete che è andato 5 tick di perdita, come avevo inserito io nella strategia, e sul book in alto vedete che ho il guadagno. Un'altra cosa che ho fatto sul book per essere veloce, vedete, non occorre che vada a selezionare l'ordine qui e lo tiri giù, basta che clicchi direttamente sul book e me lo porti in automatico sopra il mio ordine. Quindi è una cosa che dovete tenere presente, però non spostate lo stop lasciatelo lì, spostate, se magari il titolo va su lo spostate qui a meno 1 o lo mettete alla pari, e questo qui velocemente, se sta venendo giù male il mercato, lo tirate giù, lo mettete a 67, lo spostate velocemente in modo tale da chiuderlo a 63. Vedete che è veloce, vedete che con che velocità si sposta l'ordine. Quindi l'ho già messo in protezione alla pari, quando sono magari più 5 tick io solitamente metto lo stop alla pari o a più 1. Vedete, si può mettere la strategia anche su questo book, ma la cosa importante è cercare di mettere una strategia all'interno del book, in modo tale quando metto l'ordine in acquisto ho subito il mio stop e il mio take profit sul book direttamente. E adesso, se viene eseguito un ordine da una parte, l'altro ordine si toglie automaticamente. Adesso accorcio un attimo l'ordine, in modo tale che vedete che va a colpire un ordine, ma è questo che è di profit di 2 tick, oppure l'altro che va in guadagno di 8 tick. Lo tiro un po' più giù, vediamo un attimo che adesso un po' alla volta me lo va a beccare, appena tocca 60. Avete visto, va a revocare automaticamente l'altro ordine. Quindi spero che questa cosa sia stata un attimo chiarita per quanto riguarda una strategia da inserire sul book. Questa è una delle strategie, la Ninja ha questo tipo, questa cosa che potete mettere parecchie strategie, ad esempio questa era 5,14, posso metterne una 5,20 in modo tale che io ho già preimpostato prima di mettere l'ordine il mio stop. La cosa importante è cercare di mettere prima lo stop e dopo il guadagno, perché tantissime persone entrano al mercato. C'era anche una marsigliese su crude oil? No, sì o no?
C'è una marsigliese, Attilio? C'è lo stop leggermente più largo, no? Ecco là, sulla destra. C'è lo stop largo, però c'è la marsigliese. Ok. Allora, per quanto riguarda, vediamo un attimo se sono domande. Ok, ciao Nunzio, ci vediamo qua presto, che a te spero ti sia passato tutto, che stai bene. E allora, importante è mettere una strategia sul book prima di aprire la posizione. Possiamo mettere anche 40 ticket di guadagno e avere lo stop stretto, dopo lo modifichiamo dopo l'ordine. C'è la possibilità anche di fare una strategia sul book della Ninja o qualsiasi altra piattaforma. L'importante è avere una piattaforma abbastanza buona che mi permette, mi dia la possibilità di avere una strategia, di avere già lo stop e il profit, in modo tale che se mi prende uno va a revocare l'altro, perché se magari mi dimentico l'ordine fuori del guadagno, mi va a beccare lo stop, mi va a beccare il guadagno, quindi dopo mi trovo corto sul mercato. Quindi l'importante è che dopo uno dei due ordini venga cancellato, quindi sono ordini bracket, un ordine viene legato all'altro, quindi vengono legati due ordini, quindi una volta che mi becca un ordine mi va a revocare automaticamente l'altro ordine. Quindi tenete presente queste cose qui che sono fondamentali quando stiamo facendo trading: non avere fretta, cambiare le buone abitudini, le brutte abitudini con le buone abitudini, non cambiare le buone con le brutte, dobbiamo sostituire quelle brutte con quelle buone, ok? Quindi non prendere due pacchetti di sigarette anziché uno, cercare di eliminare quel pacchetto di sigarette, che abbiamo visto tanti ragazzi che non bevono più alcol, stanno disciplinando, perché è importante essere abbastanza lucidi sul mercato, perché avevo dei ragazzi che avevano la brutta abitudine, era bella abitudine che andavano a donne tutta la notte e dopo venivano qua, però la brutta abitudine era che durante il giorno erano mezzi addormentati quando stavano facendo trading. Quindi tornare a casa un po' presto ed essere lucidi quando si fa trading alla mattina, perché se si ha sonno e si riposa male la notte, è meglio evitare di fare trading, perché alla fine non riusciamo ad avere lucidità sufficiente per fare trading con successo. Adesso passo un attimo, che voleva dirmi qualcosa un ragazzo che ha preso la marsigliese, che ha fatto così, gli facciamo qualche domanda, se avete qualche domanda anche voi. Attilio, allora Massimiliano, posso fare male, no? Massimiliano, sì. Hai fatto il primo corso, hai già preso i soldi della marsigliese te? Sì, mi sono già ripagato la marsigliese la settimana scorsa. Settimana scorsa si è ripagato la marsigliese, hai fatto, sì. Come dico io, che consiglio, è meglio fare l'azionario. Aspetta che c'è un tabellone dietro, meglio che nascondiamo il tabellone dietro. Aspetta, spostiamoci così è meglio, perché c'era un calendario che dopo magari qualcuno... Stavi dicendo, perché qualcuno non guardava il calendario. Sì. C'è qualche ragazzo che porta il calendario, allora lo attacchiamo qua, però siamo come i camionisti che hanno calendari particolari. Vabbè. Dai, non posso, c'è un regalo in sala, non posso buttarlo via, quindi devo per forza di cose attaccarlo. Allora, tu hai fatto il primo corso, prima e seconda sessione, tutto quanto. Sì. Stai lavorando sull'azionario. Quindi sì. Sull'azionario hai tenuto anche per più giorni o hai chiuso direttamente subito la stessa giornata? No, la stessa giornata ho visto Enel che era sui massimi l'hai shortata. E l'ho shortata. Non dire tanto di volumi, cose, tutto quanto, che dopo a casa ci ascoltano. No. Ok, va bene, bravo, complimenti. Allora, però la strada, ti dico già, è lunga, perché devi cercare di applicarti il più possibile, ok? Devi applicarti il più possibile, devi essere disciplinato, ok? Andiamo qua da... Vediamo se la sedia tiene. Allora, non abbiamo più calendari adesso dietro. Allora, tu hai preso la marsigliese, come ti trovi? Bene. Ti trovi bene? No, si trova bene, ma come tutto il corso, come tutti i pattern. La contestualizzi meglio adesso con i volumi e domando. Ovviamente, ma... Un appunto che puoi fare sulla marsigliese, qualcosa che manca sul video? No, non manca niente. È che appunto impari... a tradare questi pattern con queste... Ciao Roberto, ora la Lorena ti saluta. Le tue metodologie. La Lorena vi saluta. Anche te Roberto, l'hai vista la Lorena, no? Sì. La Lorena vi saluta. Ciao Carmine. Angelo, non capisco mai quando prendere il profitto. Allora, Angelo dice, non capisce mai quando prendere il profitto.
Li rispondi te? Ecco, appunto, i pattern e tutto vanno più che bene, i tuoi pattern, i corsi, tutto. Poi c'è la parte umana delle emozioni, del sapersi disciplinare, gestire. E il profitto, com'è che prendi il profitto? Il profitto com'è che lo prendi? Che hai visto, lo gestisci bene adesso? Riusciamo a gestirlo, però poi anche là, quando sei là davanti al PC, se non hai studiato tanto, se non sei stato tanto davanti al PC, la tendenza magari è di uscire troppo presto, o se no, di uscire dopo i 15 tick, te lo metti di regola un tot di guadagno, esci in qualsiasi quanti caso. Quanti tick è che hai preso? Però poi magari ti vengono ti dispiace perché è andata su di più, e allora devi combattere un po' capire che hai visto che hai fatto i video anche te, facendo i video, sì, spiegandoti le cose, perché spiegando le cose man mano che si lavora riesci magari a fare un po' di il video, ti fa un po' di scuola da te stesso, insomma, ecco, sì, perché vai a rivederti magari anche del giorno prima, a volte ti accorgi che sei entrato, sei uscito, hai fatto qualcosa che non dovevi, ti accorgi te stesso che hai sbagliato. Però la strada è lunga, bisogna studiare. Bisogna stare tanto, tantissimo davanti al PC e non c'è niente di regalato, ovviamente. Sebbene che i pattern e tutto sia una roba potente. La strada che ti fa vedere Paolo è perfetta. Però avete qualche domanda da fare? A camminarci devi camminarci tu dopo su quella strada. Vediamo se c'è qualche domanda per te. Lorena ha salutato tutti. Giancarlo, devono essere disciplinati. Cedo poco. Giancarlo dice devono essere. Perché Giancarlo ha fatto 2 mesi di fila senza perdere. Chi è che mi ha detto che fa ping pong da Reale alla Demo? Chi è che mi aveva detto? Che guadagna Reale? Chi è che mi ha detto che passa da Reale alla Demo? No. Vabbè, è veramente andato via, ragazzo. La strada è lunga, molto lunga, ma l'osservazione è alla base, e bravo, bravissimo, l'osservazione è alla base di tutto, Andrea, bravo, bravissimo. L'osservazione, perché a son di osservare il mercato capisci tante cose. Se uno invece osserva il telefonino, guarda i messaggi continuamente, guarda Telegram, guarda Facebook, gira continuamente. O pensa di far trading mezz'ora al giorno. È dura. Devi starci ore. Devi dedicarci tanto tempo. All'inizio, come noi. Soprattutto all'inizio, sì. È lo studio alla base. Dopo vediamo se c'è qualche domanda. Avete qualche domanda? Ma qui c'è stata una da fare? Attilio? Perché deve scappare ad andare a casa? Allora, leggi te che leggi bene, dai. Consideri i supporti e le resistenze del passato più o meno recenti. Cosa c'è sempre? Recenti. Più o meno, allora, i supporti e resistenze più o meno del passato, più o meno recenti, se consideri quelle recenti o quelle più passate? Qua consideriamo quelle recenti, quelle di ieri, magari il minimo del giorno prima, di qualche giorno prima. Poi ovvio che se c'è la resistenza storica, magari che anche 2 anni, ma non è mai stata bucata, o una resistenza molto forte perché anche di mesi fa, è ovvio che la tieni così. Marco ha detto se puoi spiegare tutta la marsigliese. Sì, ma mandiamo i video dopo tutti quanti. Contattatemi. La Marsiglia che è ancora in promozione, la marsigliese è in promozione. Allora no, c'è uno che è... c'è un'indagine in corso su uno perché ha fatto il furbo e vediamo se riusciamo a scovarlo. C'è la polizia postale e un po' tutti stanno cercando questa persona, vediamo un attimo se riusciamo ad arrivare alla fine. Paolo, hai votato sulla piattaforma russo? Sì, farà il governo, questo governo votato. Sei votato sulla piattaforma russo? Non ho votato sulla piattaforma russo. non voto parti. Ho votato un po' quasi tutti i partiti, però non ho. Poi vedo che uno dice una cosa un giorno, il giorno dopo la smentisce. Qui è un canale di borsa, parliamo solo di borsa, quindi preferisco evitare di parlare di politica. Dopo ognuno ha le sue opinioni, quindi dopo magari rispondo che... Allora, mi dice Roberto Malvestio, più che il tempo da dedicarci, la costanza che va
usata. Tu ci vedi bene te? Io sì. Ah sì, altrimenti ciò che si prova, ce lo si ricorda neppure il giorno dopo. Sì, sì. Il giorno dopo, esatto, sì. Esatto. Roberto, grazie del commento. Passami, siamo tutti diversi. Roberto, cioè, Roberto, passami gli occhiali miei, Robertino. Grazie, così con gli occhiali ci vedo meglio, perché questo. Poi Stefano, qua ho messo le. Vediamo un attimo, allora. Antonio Calzaretta, se posso fare un appunto per riuscire a tenere fuori cifre importanti per pagarsi la Marsigliese. Penso che bisogna provare sull'azionario con almeno 10.000 euro, parlando di operazioni intraday. Io per ora faccio sempre fatica, sinceramente, però osservo, rileggo le risposte e riguardo i video fino a quando non riuscirò a guadagnare poco, ma a guadagnare. Bravo, complimenti Antonio, è così che si deve fare, devi guardare e cercare di trovare, vedere di contestualizzarla bene la Marsigliese, tra poco arriverà anche la Marsigliese Plus, e quindi devi cercare di capire bene il funzionamento, perché altrimenti mai non si capisce quando è volatile, quando è meno volatile, quando è in range, quando non è in range, quando accelera, e quindi tutte queste cose le impari un pochino alla volta osservando il mercato. Naturalmente devi osservare il mercato regolamentato, perché hai visto che il CFD a fine c'è sempre volatile il mercato, alla fine vedi sul mercato regolamentato che il book è fermo su due tick. Sul CFD fa così continuamente, sembra che sia volatile, sì. Quindi non riesci a capire la volatilità sul CFD. Io faccio solo future finora. Ok, esatto, l'amministratore adesso non si parla di politica qui. Vediamo un attimo se c'è qualche altra domanda. Se aspetto ancora, se nel DAX, non so se è il caso di uscire a target, l'ho messo a 11.879. No, vado a vedere un attimo, se c'è ancora il DAX. Vado a vedere un attimo il DAX, un attimo. Dopo faccio una domanda. Allora, grazie mille. Ciao. Grazie mille, ci vediamo. Prossimo. Allora, ringraziamo Attilio. Ci vediamo il prossimo mese. Sì. Vabbè. Quante volte sei venuto qua fino adesso? Perché dopo sono 5 lezioni. Allora, questa è la terza volta. La prima 7 lezioni. Prima 3 giorni, la seconda 2 giorni, adesso altri 2 giorni. Altri 2 giorni che fa 7. E poi torni ancora. E poi la sala è comunque sempre aperta. Ah, la sala è sempre aperta, quindi questo, anche, e questo è un qualcosa in più che sono i corsisti, perché ci tengo che i corsisti imparino a guadagnare e diventino profittevoli e soprattutto non perdano soldi. No, l'ultima domanda ti faccio, solitamente se uno rispetta le regole, sì, facendo il corso, sì, si fa male o no? No, se riesci a rispettare. Mettiamo caso non sei profittevole, sì, tu non sei profittevole, ok? Riesci, prendi diversi stop, robe, ti fai male se tu rispetti le regole, cioè annienti il conto? No, al massimo ti trovi sotto di qualche centinaio di euro, 100 euro al giorno, perché poi fine per la stop regola ci si ferma. Quindi, esatto, e comunque, quindi se rispetti le regole distrugge il conto, quindi la cosa fondamentale è cercare di rispettare le regole, perché alla fine c'è quello che si impara durante il corso. E dopo si è capire ragionando un po' alla volta. E là ci vuole comunque disciplina, la capacità di fermarsi quando c'è da fermarsi, sì, sì, e capire che lo stop loss non è un errore, fa parte del trading. A volte per me, per esempio, emotivamente mi faceva star male lo stop loss, lo vedevo come un errore, una sconfitta, e magari reagivo che entravo su nulla e facevo disastri, peggio ancora. Però se ben tempo, non ho mai fatto. Io devo dire che ho preso più stop loss con le donne che in borsa. Vabbè, ho preso più stop loss con le donne. I stop loss più pesanti li ho presi con le donne. Allora, vediamo un attimo se il DAX. Allora, grazie mille. Va bene, Attilio. Ciao. Aspetta, che adesso vado a Massimiliano un attimo. Facciamo l'ultimo. Vi chiedo una cosa a Massimiliano. Vediamo se avete qualche domanda. Vi rispondo. Ci vediamo il prossimo mese. Sì. Ciao, ciao. Ok, grazie, ciao. Andiamo a vedere il DAX adesso, velocemente. Andiamo a vedere se... Il DAX è arrivato a quel livello là che avevo... DAX 11.898, è andato leggermente più giù, 898. Allora lui l'ha preso 879. A target l'ho messo a 11.879 per lo short. Beh, aveva fatto un bel ribasso, però 11.955. È andato giù di 60-70 punti quasi. Se magari l'hai shortato, era meglio chiuderla l'operazione. Vediamo un attimo.
più che tempo a dedicarsi a Costanzo. Ok, grazie Antonio. Ok, Antonio, abbiamo risposto, mi sembra. Io faccio sempre fatica, sinceramente, bravo, bravo Antonio. Ermano, e il mini corso sui volumi. Il corso sui volumi, il video corso sui volumi, verrà messo fuori tra circa verso novembre, dicembre, dove sarà disponibile il mini corso sui volumi. Non sarà un mini corso, perché sarà un corso completo. E come avete visto, la Marsigliese è un pattern grafico che non esiste al mondo. Adesso, per carità, cioè, un pattern grafico, l'ho detto, è di prima mondiale, ma è un pattern che non era stato un videocorso che non l'ha visto nessuno, quindi questo pattern grafico non l'ha visto nessuno ed è stato teorizzato da me, quindi in maniera ottima. Quindi è un videocorso che è ben fatto. Paolo, devi scrivere. Paolo, tu avevi fatto un corso da me, quindi c'è per i corsisti, c'è la promozione per tutti i corsisti che sono venuti qua. Tu sei un corsista mio, quindi c'è, puoi scrivere, e c'è un prezzo dedicato ai corsisti. Johnny mi dice: ciao Paolo, finalmente riesco ad essere presente alla diretta, le ho viste tutte su YouTube. Quando arriverà il video corso sui volumi? Ho già risposto, grazie mille Johnny, tra poco arriverà. Vediamo se c'è Patti, che non l'avevo visto prima, non so se l'ho visto. Lo sconto è di 300 euro. Io uso Sell Extreme per operazioni con denaro reale, molto reale, invece la uso per prepararmi per il corso. Ancora non faccio scalping stretto e veloce, vorrei sapere se Sell Extreme sarebbe adatta o meno. Sì, è adatta, mi raccomando. Io non insegno a fare, perché sembra che io insegni ai ragazzi a fare scalping. Vi ho insegnato a fare scalping io? No. A prendere movimenti, sì o no? Tu hai preso movimenti? Insegno a tutti i ragazzi a prendere movimenti, quindi anche a te, Roberto. Certo. Insegno a prendere movimenti, quindi hai fatto belle operazioni oggi, quindi sì. Cerca di prendere dei movimenti. Ok, questa è la cosa che cerco di insegnare. Lo scalping si può diventare scalper, ma ci vogliono parecchi anni e ci vuole tanto occhio, tanto allenamento, quindi non è facile diventare scalper. Io faccio sia scalping, sia cerco di prendere posizioni sui titoli e prendere dei bei movimenti. La cosa fondamentale è cercare di prendere movimenti, solo con i movimenti riusciamo a far salire ben su il nostro conto. Vediamo se ci sono altre domande. Ah, eccolo là, ciao Patti, ciao. La Marsigliese è indispensabile usare il book? No, non è indispensabile usare il book, assolutamente, Pasquale, con la Marsigliese. È indispensabile usare il book con la Marsigliese? No. No? Beh, è indispensabile usare il book con la Marsigliese? No, non è indispensabile usare il book? Vediamo, vado di qua, vado da Massimiliano. Un attimo. È scappato l'albero? È scappato? No, ma non l'ho inquadrato, perché c'è qualcuno che scappa. Allora, Massimiliano. Eccolo qua. Ciao a tutti. Ciao. Ecco qua. Allora, Massimiliano, dimmi un po'. Come sta andando il treno? Sei appena arrivato te? Io sei arrivato quando stavo andando in diretta? Sì. Tutto ok, bene. Ti ringrazio che hai partecipato alla diretta. Vediamo se c'è qualche domanda. Passami anche gli occhiali, fammi una cortesia, perché vedo poco. Allora, vediamo se avete qualche domanda. Come si trova Massimiliano, il corso e tutto quanto? Ciao Prof. Paolo, ci vediamo a ottobre, il corso. Grazie mille Agostino, grazie della fiducia. Ci vediamo qui. Allora, come ti trovi con i volumi adesso te? Io direi che i volumi sono una cosa fondamentale. Prima cosa da imparare, secondo me, dovrebbe essere questa. Cioè, come si muove il grafico attraverso i volumi. Perché è il volume che sposta il prezzo, giusto? Come già, esatto. Sì. Quindi ora non so il prezzo che posso su... dire. non puoi dire nel particolare, però puoi dire i volumi, cosa guardi. Assolutamente. Cioè, va bene, guardi un attimino di blog, cosa sta facendo il mercato, però ti dice anche se magari apri una posizione long, esatto. E magari tu dici no, adesso non posso, adesso magari il DAX potrebbe ancora accelerare il rialzo un attimino, sembrerebbe impostato bene per andare su, a parte che è andato su parecchio, però lì 11.933 non è un'operazione da intraprendere in questo momento qui, però, esattamente. Però non è messo male per andare su un'altra ventina di punti il DAX, sì. Però andarlo a prendere su questi valori qui non è il massimo in questo momento qui. No,
assolutamente. Quindi qua vedi che molto probabilmente potrebbe accelerare, sì, esatto, a rialzo, sì. Quindi cioè, fare operazioni, sì, short adesso assolutamente devo, no. Scegliere, infatti, intanto mi oriento verso un'operazione long, poi verso il mercato lo sappiamo, da un momento all'altro può cambiare la situazione, quindi comunque adesso se dovessi, diciamo, provare un'operazione si prova un long in questo, sì, momento. Ascoltami, sì, tu fai principalmente i future, su che future che stai orientando? Ma io adesso mi sto orientando molto sull'oro, petrolio e Dow Jones. Oro, petrolio e Dow Jones, perché vedi, diciamo, le tue caratteristiche, per, la tua caratteristica. Esatto, per quanto, okay, riguarda la mia caratteristica di persona e come velocità del futures, diciamo, questi tre mercati sono quelli che corrispondono di più, arrivano, insomma, più alle. I risultati come sono? Per il momento, diciamo, io sono in demo, quindi... Sì. Lo ripetiamo, è in demo, sta ancora, sì, facendo, sì, un po', sì, di pratica, perché è un mese e mezzo che stai... Sono dei ragazzi che sono bravi, però c'è ancora in me. Ara, quei capelli corti, massi, ti ha scritto uno. Cos'è successo su Sì, sì, sono un capello corto adesso, sì. Niente, quindi fondamentalmente guardo questi tre mercati e quello che consiglio personalmente è di non preoccuparsi a fare la demo per tanto tempo e soprattutto fare delle demo con dei soldi veramente giusti, non fare le demo da 100.000 euro perché non servono assolutamente, non serve niente. Niente, entrare con tanti contratti, fare la demo, entrare con 20-30 contrati, esatto, non ha senso, perché dopo in reale non c'entra. Il DAX intanto ha accelerato un attimino a rialzo. Vediamo un attimo, il DAX ha accelerato un attimo a rialzo. Vediamo, meglio non mostrare tanto, perché dopo a casa ci seguo, ci sgamano un po' dei segreti, di cose. Anche là alla lavagna ho messo qualcosina, vediamo un attimo, magari qualcuno... vediamo se ha capito qualcosa. Allora, che pattern tradi per la maggiore, mi dice... Allora, aspetta un attimo prima di rispondere. Allora, mi ha detto... Angelo mi ha detto, ho fatto 4 ore, non hai ragionato male, hai ragionato bene, sì sì, va bene come hai ragionato Angelo, però chiaramente se siamo in guadagno di 60-70 punti dobbiamo mettere in protezione il nostro gain. Allora, a Francesco cosa gli diciamo? Francesco, grazie, grazie per il capello corto. Che parte entrare io per che, sì, la, io mi piace andare in trend, quindi la Thunder Bar per me è, vedi, quella, vedi anche Giancarlo lo chiama il Thunderman, lui è il Thunderman, Thunderman lui è lui, sì, cioè lui posso, adesso non posso dirti te in frame che non scriverlo Giancarlo, non possiamo, perché magari qualcuno dopo dice ok, dopo non te in frame basso e dice magari qualcuno ma come si fa a tradare con quel time frame lì, alla fine non conta il time frame, lui lo fa sul time frame basso, ma va a vedere sul time frame alto qual è la prospettiva di rialzo della Thunder. Quindi la Thunder è un altro pattern grafico da me teorizzato che spiego solo durante i corsi, come la Big Thunder che è sul secondo corso, che è un altro pattern esplosivo. Se Cappellazzo se Giancarlo lo vede, lo fa subito. Ok, allora dimmi, allora cos'è che stavi proponendo, scusami. No, niente, che lavoro su questi tre futures tendenzialmente. Allora la Thunder, ti fai la Thunder Bar, okay. E niente, poi fondamentalmente io guardo anche un po' l'order flow, però questi sono studi miei e cerco appunto di... L'Hunter, il BHS, lo fai più volumi? No, fondamentalmente no, guardo solo la Thunder in questo momento. Però sul CL ecco, c'era lo short ancora qua, vedi questi qua? Sì, esatto. C'era lo short da tentare magari. Sì, 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 sì. Su GC. Su GC short, sì. C'era un bel short su GC, potrebbe ancora accelerare un attimo a ribasso. Esatto. Ok, vediamo se avete qualche domanda. Allora, a Giancarlo abbiamo risposto. Che piattaforma usi in demo? NinjaTrader. Lui usa NinjaTrader, l'avevi acquistato ancora tempo fa, te? Sì, 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 io ho acquistato tutta la, diciamo, il pacchetto con l'order flow e la lifetime license. Non voglio fare pubblicità. Non voglio fare pubblicità, va bene. Comunque non è una cosa da... Cioè, all'inizio, finché c'è la demo, è meglio ridurre i costi il più possibile, certo, perché uno, certo, cioè tu, vabbè, tanti anni che lo fai, certo, e quindi ti hai detto me la prendo, perché l'hai presa ancora prima, cioè, non ci conoscevamo. No, non è che ti abbia detto. Cioè, poi non spingo mai, io ci sono tante piattaforme, cerco di indirizzare i ragazzi, di dargli un consiglio di quello che hanno magari altri ragazzi, in modo tale da pagare meno possibile all'inizio. Poi, certo, ci sono quelli che dicono ok, no, non mi interessa, spendo i soldi, però se uno non è capace di guidare, inutile vada a prendersi la Ferrari, è meglio come... Davvero, Roberto. Allora ci sentiamo, Roberto, grazie mille. Allora, un'altra cosa che volevo dirti, prima di fare il corso da me, hai fatto altri corsi? Sì, ho fatto non fare nomi, tantissimi però corsi, dal 2008, ho iniziato nel 2008, quindi
e sinceramente ora non perché qui Paolo, ma insomma come Paolo ce n'è veramente pochi. Grazie. Dopo quindi... i soldi che avevamo concordato, no, scherzo. Sinceramente no, anche perché ti dà un'assistenza continua, poi la sala trading è sempre aperta per i corsisti, quindi chi vuol venire qua, ha dei dubbi, può venire qua tranquillamente, quindi meglio di così francamente non c'è, insomma, quindi uno di solito paga un corso e finisce il corso lì, punto, finito, arrivederci, grazie, però in questo... con Paolo non è così, quindi è veramente un formatore. Con la F. Grazie mille, grazie. Allora, mi chiedeva Marco lo sconto sulla Marsigliese solo per i corsisti. Se ti riferivi a quello solo per chi sta facendo il corso, sono 5 giornate, hai visto che prima c'era Attilio che ha fatto 7 giornate e viene il prossimo mese, quindi ne fa 9. Quindi sono 5 giorni, anche te hai fatto... Sì, questo è il sesto giorno. Sesto giorno, domani è il settimo. Sì, sì. E quindi dopo metteremo in calendario l'altre giornate da venire su. Quindi vedete che i ragazzi vengono qui, mi fa piacere che venite, che ci confrontiamo. Hai fatto dei video adesso, dobbiamo riguardare un attimino delle operazioni che hai fatto. Ho fatto dei video, te l'avevo mandati per me. Me l'hai mandati, hai qualcos'altro? No, sinceramente non ho fatto. Sì, no, li hai fatti giusti, sì. Vabbè. Questi li hai fatti perfetti. Adesso vediamo qua, perché è importante che controlli le operazioni che fanno i ragazzi in modo tale da... Allora, la multichart mi dice meglio della Ninja Odd, indicatori buoni su volumi, euro e flow sono tutti a pagamento, me li passi. Allora, non facciamo pubblicità alle piattaforme, ma la piattaforma che hai detto te adesso è una piattaforma che è una piattaforma che è un po' difficoltosa da sistemare, invece magari dall'altra parte già hai dei plugin già a posto. Comunque questione di smacchinare dopo sulla piattaforma, ognuno si trova bene con una piattaforma, o di ragazzi che hanno anche quella piattaforma che ha appena fatto il nome ragazzo, è un'ottima piattaforma alla fine, e non hai, devi pagare sempre il flusso dati, tutto, perché la piattaforma è una cosa, il flusso dati è un'altra, devi agganciare, come andare ad acquistare un'auto, per farla funzionare devi agganciare il flusso dati da un'altra, acquistare il flusso dati, e quindi dopo acquisti il flusso dati degli strumenti che ti servono. Tu hai acquistato il flusso dati alla fine? Sì. Ti sei abilitato? Cos'hai? Io ho fatto tutto con la Ninja, quindi anche il broker della Ninja, Trader, ho fatto tutto con loro, in modo che io ho tutto qua, tutto in praticamente sulla stessa piattaforma, posso comprare e vendere direttamente sulla Ninja. Quindi allora premetto che magari vedete che io anche la Ninja ho fatto pubblicità su quasi tutte le piattaforme, ho fatto un video apposta su tutte le piattaforme. Ci sono delle persone che sono introducer broker, introducer broker che prendono dei soldi introducendo altre persone. Devo dire che magari qualcuno mi potrebbe dire fai pubblicità per questo, io non faccio pubblicità perché sono i ragazzi che l'hanno aperta, io adopero, faccio vedere le piattaforme che adopero, ne ho 7-8 tra broker anche italiani, ho detto che avevo Giotto, Intermonte, iVBank, WeBank, prima ho parlato anche delle altre piattaforme, ne ho tantissime, ho Unesbanca, BinkBank, quindi ne ho parecchie piattaforme, quindi non è un problema quello lì. Il discorso è che io non guadagno un soldo, un centesimo, non ho mai preso un centesimo in vita mia, da sempre, per fare come introducer broker, quindi non ho fatto mai introducer broker come fanno magari qualche altro ragazzo, ognuno si apre la piattaforma dove vuole, non ho nessun problema, e quindi quello che dico lo dico senza secondi interessi, ecco, magari qualcuno magari potrebbe essere, no, sempre, devo stare sempre attento quando sto facendo le dirette, però magari qualcuno dice no, tu fai pubblicità per questo per guadagnare i soldi, non guadagno soldi sulle piattaforme. Non mi interessa, non faccio neanche pubblicità. I ragazzi oggi mi hanno detto dimmi un po' sul secondo corso cosa fai, perché non faccio neanche pubblicità sul secondo corso o sul primo, perché non dico magari delle cose, me lo chiedono loro per fare il secondo corso, perché io non sono qui a fare pubblicità, ci sono dei ragazzi che mi chiamano addirittura, vogliono parlarmi telefonicamente, tutto, non ho tempo da parlare telefonicamente, potrei avere anche più persone che vengono a fare i corsi, però non è che sia irraggiungibile, non è che possa chiamare tutto, il corso è esclusivo, non è inclusivo, quindi cerco di... c'è già il mio amministratore che è molto bravo a fare pubblicità e io mi occupo di fare trading, che è quello che riesco a fare meglio, e dopo faccio formatore, avendo formato penso i più bravi, hai visto tutte le cose di qualche trader che aveva le posizioni aperte, di qualche mio, hai visto dei numeri incredibili, io ho visto dei ragazzi veramente, ho visto dei ragazzi che sono usciti quest'anno veramente forti, che stanno
lavorando bene. È un piacere da parte mia avere questi ragazzi bravi, perché è soddisfazione anche mia personale. Mi sono fatto anche le foto con loro, quelli più bravi faccio foto, dopo le incornicio, e quindi mi fa piacere che questi ragazzi diventino i bravi 3. Quindi penso di essere quello che ha formato più trader vincenti in Italia, senza alcun dubbio di questa cosa qui, come sono quello che ha fatto più eseguiti in Italia rispetto ad altri, e penso anche di essere quello che ha lavorato di più sul mercato da 99 ad oggi. Io parlo del 99, da quando sono diventato un trader, un professional trader. Prima facevo le operazioni overnight, tenevo dall'82 fino al 99, facevo operazioni overnight, ma non lo facevo come attività principale. Dal 1999 ho fatto come lavoro il trader, perché guadagnavo costantemente tutti i giorni, e quindi ho deciso di vendere l'attività che avevo, e mi sono preso un sacco di parole da mia mamma. Però ho venduto l'attività perché facevo bene il trader. Siamo quindi in due comunque. Allora, lo sconto per i corsisti è sempre valido, non solo per i tre giorni, ma sempre valido. Quindi potete anche comprare la Marcellina fra un anno, due, tre, è sempre valido, c'è sempre un prezzo particolare per i corsisti. E quindi si paga sempre meno rispetto agli altri. Si può usare la Marcellina con i CFD? Sì, si può usare con i CFD, ci sono degli esempi anche. Sulla Marcellina, te ce l'hai la Marcellina, no? I ragazzi, sono degli esempi anche sulla Marsigliese, sui CFD. Abbiamo quasi finito, vieni pure, non ti inquadro. E quindi anche i CFD e sul Forex, dappertutto, quindi nessun problema. Ciao maestro, vacanze finite, prepariamoci a guadagnare bene anche quest'anno, che il Barella ci aspetta. Allora, Raffaele, che abbiamo fatto un video con Raffaele, che è un video che tutti quanti, ti ricordi il video sulla disciplina di Raffaele che abbiamo fatto al Barella? Sì. E quindi è stato gentile a concedermi l'intervista, l'ho un po', ma è stato abbastanza sempre il mio amico Raffaele, quindi mi ha chiesto, sì, i mercati ci aspettano per guadagnare un po' di soldi. Spero tu abbia preso la Eni, che mi hai ascoltato un attimino. Grazie mille Raffaele ancora. Paolo è una persona onesta e sincera e si distingue bene. Grazie mille Angelo. Allora ragazzi, inizio l'allenamento. Paolo, grazie sempre dei tuoi consigli. Ci vediamo al corso ottobre, ma prima i lunedì che vengono. Ok, grazie mille. Ciao Emanuele. Ciao Michelino. Dice, sì, è una buona piattaforma anche quelle lì, Michelino Basino. Sto qui a fare il nome, perché intanto magari leggendo velocemente faccio pubblicità. È una buona piattaforma. Io ho il conto con loro, però hanno commissioni alte, e quindi preferisco magari altri broker che pagano un pochino meno di commissione. Quindi, però non è male come piattaforma, è buona, sì, è uno dei migliori broker in Italia. Allora, pochi ma buoni, dice Giancarlo, bravissimo. Paolo, bella, sì. Allora, Francesco, se hai fatto caso stamattina durante la diretta con l'Otralata, l'ho chiusa. L'ultima operazione l'ho chiusa, che l'avevo presa proprio sul minimo, ero long proprio sul minimo, ho tradato Beghelli, sì. Se avete fatto caso alla diretta stamattina in classe BC, ho fatto delle operazioni in diretta con Emerick, e quindi mi è andata anche bene, avevo preso anche qualcosina e mi metteva il book, quindi faceva vedere dove ero posizionato sul book di Beghelli. Allora abbiamo finito la diretta, grazie mille. Grazie a te, Massimiliano, grazie mille a voi. Se avete qualche argomento particolare, la prossima settimana parleremo. Adesso mi ha detto un altro argomento un ragazzo che mi ha detto di parlare di un argomento particolare, e ho detto che parlerò la prossima settimana, quindi abbiamo già anche un argomento, se non mi ricordo quale sia l'argomento, perché parlando velocemente, parlando per un'ora di fila, più il trading, più insegnando i ragazzi, e più adesso andiamo avanti, devo spiegarvi un po' di cose. Però vedi che hai impallato un attimo lì, 11.930, 11.929, è rimasto lì un attimo, vediamo se libera la zona, però ha fatto questa spike 7-8 punti e fa un attimo di fatica lì. Vabbè, un cordiale saluto a tutti, buona serata. Ciao Patti, ciao, ci vediamo da Bangkok. Patti è da Bangkok, no. È il nostro. Grazie mille Patti, dai, spero un giorno di vederti. Quando vieni qua, quello che ti offro io da mangiare, quando vieni, lo dico solo a te, dopo magari non si allarghi un attimo, che tutti quanti sono gelosi, perché dopo c'è la gelosia, c'è sempre qua. Io mi ricordo, anche qui quando si guadagnava in borsa, qui c'era un po' di rivalità fra trader che guadagnavamo tutti, e c'era quello che era invidioso di un altro che guadagnava. Io non c'è. Cioè, l'invidia non è bello, l'invidia non porta niente, non porta niente. Quindi se uno guadagna 100, uno guadagna 100, è più bravo di te, bravo, devi cercare di capire com'è essere bravo anche te come lui, esatto. Quindi l'invidia non porta da nessuna parte. Oh, grazie mille a tutti, ciao Natalia, ciao Ciro, ciao Alida, ciao lunedì prossimo, ciao Giancarlo. Va bene, ci vediamo mercoledì Giancarlo, ti aspetto qua, ciao, un abbraccione, ciao, ciao. Ciao, porta qualche altro video bello, mi raccomando, Adesso faccio il corso con laser che mi hai regalato te. Ciao a tutti, buona serata.
un abbraccio anche agli amici di YouTube e a quelli di LinkedIn, e magari se mi dimentico qualcuno, un saluto a tutti. Ciao, grazie mille.